Non è una sorpresa, perché non è una sorpresa, si sapeva benissimo che sarebbe finita così. Però quando poi mi trovo Di Marzio a ufficializzarlo in questo modo e c'ho il telefono davanti per le parole di Di Marzio. Addio Napoli. Faccio vedere. Addio Napoli. Lorenzo Insigne è fatta. Diventerà un nuovo giocatore del Toronto. Ve ne avevo già parlato in qualche video, però sapete che c'è, che fin quando se ne parla, Insigne si è convinto e va bene. Il Toronto ha fatto un'offerta troppo più grande per rifiutare e va bene. Il Napoli non, e va bene, ma fino a quando non c'è l'ok ufficiale, fino a quando non c'è l'accordo totale, faccio veramente fatica a credere che questa è una trattativa che si farà. E invece si farà. La conferma di Marzio. Allora, a parte, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, anche perché il 64% della gente che mi segue è iscritta, il 35% no, quindi mi raccomando, iscrivetevi e supportate questo canale. Quindi iscrivetevi direttamente in questo momento. Regà, resto basito. Resto veramente basito. Lorenzo Insigne, vi leggo quello che c'è scritto. Lorenzo Insigne è fatta. Lorenzo Insigne ha accettato l'offerta del Toronto e lascerà dunque il Napoli al termine di questa stagione. Dopo 10 anni di matrimonio, il giocatore che firmerà tra venerdì e sabato è atteso in Canada il 1° luglio e guadagnerà 11 milioni e mezzo l'anno per 5 anni e mezzo, più 4 milioni e mezzo di bonus. Ora io faccio il calcolo. 11 e mezzo, calcolatrice. 11 e mezzo l'anno. Per 5 anni e mezzo viene 63 milioni più 4 e mezzo, 67 milioni 750 mila euro. Praticamente Lorenzo Insigne andrà a percepire in 5 anni e mezzo 70 milioni di euro. Ed è vero, è vero, è vero che indubbiamente andare lì, andare a giocare al Toronto, ti chiude un po' di porte, l'ha detto anche Giovinco, ha detto comunque sparisci dai radar, ma è normale, però è una scelta di vita. Tu devi fare determinate scelte e questa, a mio modo di vedere, non è nient'altro che una scelta di vita. Non è, poi se mi mettesse a fuoco sarebbe anche meglio. Non è nient'altro di una scelta che tu fai economicamente parlando e poi anche un po' di cuore, secondo me, perché la scelta che fa Lorenzo. Ma mi metti a fuoco, cazzo, le telecamere di merda che non mi mettono a fuoco. La scelta che fa Lorenzo Insigne è una scelta, prima di tutto, economicamente parlando, significativa. Il Napoli, con tutta. Tanto comunque non mi mette più a fuoco, raga. Ha deciso ormai, la telecamera mia ha deciso. Porca troia, porca. Mi metti a fuoco? Mi metti a fuoco? Mi metti a fuoco la faccia? Cortesemente la faccia? Questa è la faccia. Mi metti a fuoco? Niente, ho sfacciolato. Vabbè, vabbè, niente, che ve posso dire? Vi dicevo, Lorenzo Insigne, io resto basito. Allora, vai fuori dai radar, vai oggettivamente fuori da tutti i tipi di radar del mondo. Non c'è nient'altro da dire, perché quando tu vai a giocare in un campionato come è effettivamente quello americano, dove nessuno, ragazzi, si caga il calcio americano, siamo sinceri, nessuno si è mai cagato e mai si cagherà il calcio americano, nessuno in nessun punto di vista. Quindi io resto dubbioso del fatto che Giovinco credesse anche solo per un momento, anche solo per un momento, che qualcuno potesse cagarlo anche in America. E Insigne lo sa, Insigne si è fatto due calcoli, ha detto io comunque con il Napoli non ho mai vinto nulla, ma sono sempre rimasto a Napoli per amore del Napoli. Però effettivamente il Napoli mi ha mai dato quello che. Cioè, il Napoli sì, tifosi del Napoli sì, ma il presidente mi ha mai dato quello che mi meritavo. E io non lo so. Cioè, io la decisione di Insigne faccio fatica a giudicarla come una decisione sbagliata, come una decisione scorretta. Faccio fatica a giudicarla come una decisione fatta meramente per denaro, perché non credo che sia questo. Perché credo che Lorenzo Insigne abbia preso una decisione prima di tutto in modo ponderato. Lui l'Europeo con l'Italia l'ha già vinto. È vero che probabilmente si giocherà, se dovessimo qualificarci, il Mondiale. Lui lo giocherà il Mondiale, perché io sono sicuro di questa cosa e credo che lui abbia anche parlato con Mancini e gli abbia detto: Robè, senti un po', ma se qualifichiamo al Mondiale ci vado io? E Mancini gli avrà detto sì, perché comunque fino a giugno sei del Napoli, perché comunque a marzo giocherà titolare nelle partite dell'Italia. Dopo giugno si farà quei 6 mesi in America, poi se ne farà altri 5 anni, però nei primi 6 mesi in America dopo si gioca subito il Mondiale. Quindi quanto vuoi che Insigne abbia perso in quei primi 5 mesi, 6 mesi, da settembre, ottobre, novembre, dicembre, e poi si gioca subito il Mondiale. Quindi per me, qualora Insigne dovesse appunto, anzi l'Italia dovesse appunto andare al Mondiale, Insigne ci sarebbe. Ti fai l'Europeo e ti fai il Mondiale. Poi Insigne non ha più niente da chiedere
all'Italia, ha vinto l'Europeo, giocherà il Mondiale, se andrà bene andrà bene, se l'Italia non si qualificherà comunque Insigne andrà avanti con l'età, ha fatto una scelta di vita. Non mi sento di giudicarlo per nessuna ragione al mondo, però sono veramente triste. Io vi giuro, ragazzi, che provo veramente tanta, tanta, tanta tristezza, perché credo che potesse finire in altro modo. Oggi ho letto un commento di un tifoso del Napoli in risposta al mio ma il Napoli è l'unica squadra che dà ancora gli stipendi bassi, diciamo predicando una sorta di giustizia sportiva, secondo cui squadre che danno stipendi alti sono squadre appunto tipo Roma, Juve, Milan, Inter, che non hanno il bilancio a posto, a differenza magari del Napoli, della Lazio, dell'Atalanta, e quindi fanno un calcio puro. Io posso anche essere d'accordo con te in un momento in cui mi dici che c'è differenza. Nel senso, in un calcio del 2021, dove il Paris Saint-Germain può prendere Neymar e passarlo come sponsorizzazione, e io adesso che ho pagato 1.000 euro di telecamera la prendo, la frullo e gli faccio fare un volo di 350 km di distanza, arriva a Toronto, arriva. Vi dicevo, in un mondo in cui il Paris Saint-Germain prende Neymar a 222 milioni, lo prende e lo impacchetta. In un mondo in cui Grealish, che è un giocatore che vale 60 milioni, viene pagato 120 milioni. Ma perché io devo tenere il bilancio a posto? Cioè, qual è il mio guadagno nel dover tenere il bilancio pulito? Regà, è normale che ma io penso anche Koulibaly, giocatori come Koulibaly, come Insigne. Sono giocatori che altrove prenderebbero 10 volte tanto, ok? E soprattutto, se tu, presidente, mi fai 10 passi indietro e mi dici ti do meno dell'anno scorso, perché io ripeto sempre questa cosa, Insigne avrebbe rifiutato tutti quei soldi che prende, ed è il doppio di quello che chiedeva, tipo 4 volte quello che gli dava che gli darebbe De Laurentiis, ok? Lui ha detto: oh, prendo 5, famo 5, non ti chiedo nient'altro, 5 milioni l'anno e rinnovo per quanti anni ti pare, ok? E lui mi viene a dire, e De Laurentiis mi viene a dire: no, facciamo 3 e mezzo. Ma mi stai prendendo per il culo? L'anno dell'Europeo, l'anno in cui vinco l'Europeo, mi dici di abbassarmi l'ingaggio praticamente dimezzandomelo. Ma non esiste in nessun mondo, in nessun luogo, in nessuna dimensione, è impossibile. Anche perché, lo dico, lo ripeto ormai da qualche video, è rispetto, prima di tutto ci per rispetto, il giocatore almeno si merita di prendere quello che prendeva per rispetto per il giocatore che si è fatto un culo così durante gli ultimi anni, e che senza Insigne il Napoli cambia drasticamente. Io resto basito per il trattamento che ha ricevuto Insigne, e ripeto che fare i ricchi con i soldi degli altri non è mai la mossa giusta. Ma che cambierà mai da 5 a 3 e mezzo? Ragazzi, De Laurentiis soffre 3 e mezzo. Lui voleva 5, che era esattamente lo stipendio che prendeva, e la squadra offre 11 e mezzo più 4 e mezzo per 5 anni. I 4 e mezzo non sono per 5 anni, i 4 e mezzo sono finali. 11 e mezzo per 5 anni, ma vi rendete conto quanti sono 11 e mezzo per 5 anni? Vuol dire che oggi Lorenzo Insigne ha esattamente 30 anni. Lui fino a quando avrà 35 anni e mezzo, 36 anni, perché fa 31 anni tra 6 mesi, quindi quando lui avrà 36 anni continuerà a percepire 11 milioni e mezzo. Cioè, questo veramente vuol dire che si farà praticamente gli ultimi 5 anni da pascià e avrà i soldi per 8 generazioni. E soprattutto è una risposta a un discorso che De Laurentiis non ha voluto affrontare, perché se tu avessi tenuto a Insigne l'avresti rinnovato. Io vi faccio sempre il discorso di Totti, che io amo Totti essendo romanista, però Totti disse: raga, il Real Madrid mi ha offerto tot cifra, io rimango, però pareggiate l'offerta. E la Roma gli pareggiò l'offerta. La Roma gli pareggiò l'offerta, fece uno sforzo economico clamoroso che non era nelle corde della Roma, perché non avevamo quella possibilità lì di fare uno sforzo economico talmente grosso, non ce l'avevamo, però comunque l'abbiamo fatto. Però è uno sforzo che abbiamo fatto per tenere Totti e per venire incontro a tutti, ed è una cosa, secondo me, giusta. Il Napoli, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto fare uno sforzo economico. Lo so che poi gli altri giocatori escono fuori come funghi e dicono e io, è una cosa della quale sono consapevole. Però comunque, se tu vuoi tenere Insigne, fai uno sforzo sovraumano e ti tieni Lorenzo Insigne. De Laurentiis non l'ha voluto fare per pensare prima di tutto al portafoglio. E qui non è un discorso, cioè io vedo più attaccato ai soldi, vi dico la verità, De Laurentiis rispetto che Insigne. Insigne lo vedo molto più rispettoso, perché a quelle cifre sarebbe potuto andare al Barcellona, al Real Madrid, al Manchester City, al Paris Saint-Germain, alle stesse cifre. Però ha detto:
io non voglio affrontare il Napoli. E quindi va via, e quindi va in una dimensione in cui il Napoli non si affronta, ringraziando i napoletani per tutto quello che gli hanno dato, perché lui è tifoso napoletano da sempre. E però è una scelta che secondo me è appieno condivisibile, soprattutto perché, vi ripeto, quello più attaccare i soldi, quello che vedo io, è De Laurentiis, che per me doveva calare la parte, dire, calare la maschera e dire: no, guarda, hai ragione tu, io almeno lo... cioè, però non gli ha detto datemene 11 e mezzo, non ha detto pareggiatemi l'offerta, ha detto datemi quello che mi dava dell'anno scorso, cioè perché devo prendere meno se ho fatto di più, datemi quello che dava. Vabbè, comunque sono triste, sono molto triste. Insigne va al Toronto. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, vi ringrazio, buon shalala come sempre, ci vediamo al prossimo video.